su Via Duomo e incontriamo una delle tante belle novità della nostra città vecchia, il caffè letterario Cibo per la Mente. Siamo in compagnia di Barbara La Citignola, che con Claudia e Antonella hanno avuto questa bellissima idea. Come vanno le cose? Vanno abbastanza bene, buongiorno innanzitutto. Questa, dico sempre, è una sfida, è stata una triplice sfida, perché siamo tre donne che abbiamo deciso di fare business con la cultura, abbiamo deciso di farlo in un contesto degradato come poteva essere la città vecchia, che spero però sta già cambiando. Io sono mancato 4 mesi da Taranto e in effetti sto vedendo che lentamente, faticosamente le cose stanno cambiando, quindi sta avvenendo quella rivitalizzazione che abbiamo desiderato per tanto tempo. Assolutamente sì, una rivitalizzazione che parte dalla cultura, questo è molto importante. Qui vengono tutti, funzioniamo da caffetteria per il quartiere durante il giorno, ma poi vengono anche, io dico, le signore bene, cioè le signore che passano il ponte, è una cosa importante, vengono apposta per noi. Beh, il tabù del ponte che non si superava si è vinto grazie all'isola che vogliamo. Sì, dipende anche dai target, no? Perché c'è il target, diciamo, della signora medio borghese anche un po' avanti con gli anni, che magari l'isola che vogliamo difficilmente andava e invece viene a prendersi, a gustarsi un tè, a leggere qualche libro qua, e di questo noi siamo molto contente. Se le scommesse funzionano non ci sarà più un target, ma verranno tutti in città vecchia. Assolutamente sì, infatti io dico, la nostra clientela è trasversale e abbiamo finora centrato l'obiettivo. Quindi sorbire e assaggiare qualcosa di buono e di caldo in questo periodo e venirsi anche a leggere qualcosa? Assolutamente sì, infatti noi siamo fondamentalmente un caffè letterario e quindi qui i tavoli vengono riempiti prima dai libri e poi dai cibi e dalle bevande. Cibo per la mente e anche per il corpo, perché so che fate anche gastronomia, o sbaglio? Sì, assolutamente, la particolarità di questo posto è che sforniamo tutto noi. Io dico, io sono l'antropologa con le mani in pasta, perché per me la cultura è non solo di mentale ma anche proprio materiale. Io mi esprimo cucinando, c'è anche un'archeologa con le mani in pasta che mi aiuta, non compriamo niente, facciamo tutto assolutamente noi. In bocca al lupo. Crepi, mi dispiace per i lupi, ma va bene.